rubano centinaia di metri di fili elettrici di rame e la conseguenza è che per la mancanza di energia elettrica si fermano le pompe di sollevamento dell'acqua e Niscemi ripiomba nell'emergenza idrica. È quanto accaduto nelle ultime ore nella zona della sorgente comunale di Polo. Già la cittadina niscemese soffriva la sete, ora a maggior ragione. Fortemente deluso e amareggiato il sindaco Francesco La Rosa. Il danno che è stato creato non è al singolo, è una questione, una, di immagine nei confronti della nostra città, e poi mantenere a secco una comunità di 30.000 anime proprio in questo momento, in un momento particolare della vita quotidiana. Oggi non ci possiamo permettere minimamente di rimanere senza acqua perché qualcuno ancora si ostina e continua a perpetrare dei furti verso la collettività. E appunto io chiedo all'Enel immediatamente di attivarsi e andare a posizionare dei gruppi. Se questo fosse fatto, mi attiverò io in modo immediato, poi vediamo di chi è la colpa, vediamo chi dovrà pagare, ma intanto io mi attiverò subito. Aspetto tutt'oggi, come siamo rimasti in linea generale all'interno dell'amministrazione, e poi vediamo come intervenire in modo immediato, però questi signori non possono rimanere impuniti. Il comune di Niscemi dunque sta cercando quanto prima di rendere funzionanti le pompe di sollevamento della sorgente Polo con l'installazione e l'uso di gruppi elettrogeni. Devo chiedere a un privato per di affittarmi un gruppo elettrogeno per far sì che non si entri nel panico. Qua stiamo parlando di qualcosa che è stato voluto dai cittadini che hanno partecipato a un referendum votando per il pubblico. Ancora si ostina qualcuno a dare l'acqua al privato e nello stesso tempo dobbiamo subire queste angherie, queste vigliaccate da qualche soggetto che, dico io, sicuramente non ha messo in funzione il cervello prima di fare l'azione.